deeper than your average pop a twist. Io volevo approfittarne, visto che tu sei un maestro, no, della zona del Bosco Liceo, per conoscere anche un po' meglio nel dettaglio. Io vi faccio sentire un po' di cose particolari diverse, sia cose tra virgolette tipiche del territorio, e sia qualche cosa di nuovo che stiamo facendo, soprattutto su una parte biologica, per cui noi siamo certificati bio ormai da 4 anni, quindi con tutta una serie di prodotti biologici su cui, tra virgolette, stiamo travasando delle esperienze anche sulla linea più convenzionale. Ma io ho visto bene anche un po' dal vostro sito, tu sei alla terza generazione. Quarta. Io sono la quarta, ha cominciato mio bisnonno. Ok. Mio bisnonno ha cominciato da un'osteria, quindi una cosa un po' particolare, un po' strana, ha cominciato da un'osteria. E qua a Vigarano, eravamo negli anni della guerra, immediatamente successivi alla guerra, quindi bisognava un pochino arrangiarsi, ecco, per trovare il pane per la famiglia. Va. Ma qui c'è anche stato un ampliamento, no? Visto che adesso voi avete circa 15 ettari. No, adesso noi lavoriamo uve provenienti da circa 28 ettari. Quindi, per conto terzi. Tra nostra uve che sono già direttamente gestite da noi, gestite da altri, ma che entrano a conto terzi, oppure da conferitori che comunque seguono i nostri parametri, le nostre richieste, le nostre procedure, le nostre prassi. Ma Bosco Liceo e Parco Naturale del Delta del Po sono due cose sono uguali? Due, no, allora sono due territori praticamente che combaciano in parte, però sono due organismi che hanno competenze totalmente diverse. No, io parlavo proprio in termini territoriali. In termini territoriali sono abbastanza simili, perché comunque il Parco del Delta del Po è un parco interprovinciale Ferrara-Ravenna, il consorzio tutela Bosco Liceo, anche questo è interprovinciale, perché la parte sottoposta a tutela e la possibilità di fare coltivazione di vigneto va dalle foci del Po di Goro a nord fino alle saline di Cervio. La batteria che è di là è anche questa. Hanno questa forma particolare perché qui all'interno viene sviluppata una pressione, una sovrappressione abbastanza elevata, che può arrivare fino a 5-6 atmosfere per gli spumanti. Quindi ovviamente devono avere, qua si vede bene, delle strutture, come dire, proprio di costruzione importanti a livello di proprio di serbatoio. Questo qua, guardate, metti una mano lì dentro, appoggiala. Già sta, è a 0 gradi. Quindi proprio perché ovviamente dopo aver fermentato i vini, quindi aver sviluppato CO2 in maniera naturale, riesce a essere mantenuta qui all'interno, quindi qui all'interno si possono regolare e controllare le pressioni, e successivamente si abbassa la temperatura per far sì che la CO2 che è stata sviluppata venga assorbita e rimanga all'interno della massa del prodotto vino, in questo caso. È stato poi il tuo segreto un po' per, leggo qua appunto, Rosa Peremi, sì. E lavorare innanzitutto su una vinificazione della Fortana, quindi l'uva tipica del territorio, uva bacca rossa, con una vinificazione in rosato, quindi con una macerazione molto breve sulle bucce, e da lì, dopo varie esperienze, fare un prodotto spumante, dove però la sua caratteristica particolare è quella di fermentare una sola volta, per cui la spumantizzazione avviene in metodo Charmat, direttamente in autoclave, in un unico passaggio, direttamente da mosto. Ma una chicca interessante poi che è stato il tuo passaggio, l'upgrade su Rosa Peremi, la versione non filtrata. La versione non filtrata, anche quella è nata appunto come successiva
Ma guarda, ti dico la verità, questo è nato da una visita in azienda di Federico Pellegrini, non so se lo conoscete. Certo. Quindi Enotech il Brindisi, che usava già Rosa Peremi nella versione normale, e assaggiandola direttamente dal serbatoio, come potrebbe essere direttamente qua, ha detto: ma sai che mi piace moltissimo, vorrei che voi facessimo una prova di come dire, metterlo in commercio in questa maniera. Così è stato e ha dato veramente molta soddisfazione. Pensi di aumentare ancora i volumi? Allora, diciamo così, per ora ci siamo abbastanza stabilizzati, perché diciamo così, la problematica, al di là della differenza tra Rosa Peremi e Rosa Perichiosa, la parte iniziale è quella fondamentale, cioè il giorno in cui viene fatta la raccolta dell'uva, viene, o meglio, l'uva viene fatta già in una determinata raccolta, in una determinata maniera, in un determinato giorno, perché si sta già pensando che quell'uva lì sia quella giusta per fare lo spumante rosé, quindi con determinate caratteristiche. E lo puoi fare solo in quella maniera lì. Cioè, se volessimo aumentare le produzioni, dovremmo battezzarlo fin dall'inizio. Non è una cosa che si può fare durante l'anno perché qualcuno ne sta chiedendo di più. Certo. E non dico che sia limitata e contingentata, però è quello. Il produttivo in Fortana è quello che produci maggiormente? È una delle uve che maggiormente lavoriamo, sì. Sicuramente è la uva Baccarossa maggiormente presente in azienda, ecco. La Fortana è difficilmente associabile a vino elegante, ad un'uva che ha dato storicamente dei vini eleganti, perché per molto tempo credo che noi produttori non avessimo compreso tutte le sue potenzialità. Però ha creato un ventaglio di... Bravissimo, c'è un ventaglio di prodotti che la Fortana, quindi l'uva del territorio, permette di poter affrontare. Ecco, penso che sia... su un territorio come quello ferrarese, che per troppo tempo è stato identificato come un territorio non particolarmente adatto alla coltivazione vinicola, fosse sia un assioma sbagliato. Certo. Perché in determinate condizioni, in determinati punti del territorio, quindi soprattutto il terreno sabbioso, l'uva Fortana sta dando dei risultati che sono molto interessanti. Vasca di ricezione uve, piglia di raspatrice, pressa soffice, che è quella lì sotto, tutti i fermentini che sono appunto la stessa fermentina, anche questa è temperatura controllata, e il rumore che sentite su è il gruppo frigo che sta producendo appunto freddo per mantenere i serbatoi alle temperature che a cui sono richieste, un gruppo di produzione azoto, perché comunque tutti i serbatoi della cantina sono in autoriempimento di azoto. Ora, il Montuni praticamente è un vitigno che Emanuele sta riscoprendo nel territorio che parte dal fiume Reno, quindi tra Bolognese, Ferrarese e Ravennate, ed è un'uva bacca bianca che è stata spesso sottovalutata nel corso dei decenni e che lui invece sta provando a valorizzare attraverso questo lavoro di ricerca. Ne fa una versione sia non filtrata che una versione filtrata. Adesso andiamo a metterla a confronto ad esaminarne un po' le loro caratteristiche. Ah, è un brindisi all'ospitalità di Emanuele. Grazie mille. Prendisi a tutti noi, ovviamente. La prima cosa che arriva al naso del Montuni, una pera. La pera Williams. Ovviamente uno ha già avuto un'evoluzione e una permanenza. Su quelli che sono i residui che rimangono. È cambiato completamente. Tutta un'altra cosa. Confondo. È un rifermentato in bottiglia, molti lo definirebbero ancestrale, nel senso che fermenta sulla parte zuccherina, sui suoi lieviti. E questo è un prodotto che è biologico, in un vaggio di Trebbiano e Montuni. Questo
Questo è quello normale? No, questo è rosa per Chiosa. Adesso assaggeremo le due versioni di rosa per Emi e rosa per Chiosa che ha fatto Emanuele. Quindi in questo caso una Fortana vinificata e spumantizzata in rosa che non viene filtrata, mentre Robert ha il rosa per Emi classico, quindi la versione originale che originariamente appunto veniva filtrata, quindi dal colore un po' più limpido, da una trasparenza maggiore, dei profumi un po' più tenui, magari un po' più delicati. Adesso andiamo a fare un piccolo confronto di questi due stupendi prodotti. E senza soffitti aggiunti. Senza soffitti aggiunti. Allora Emanuele, se gentilmente ci ripeti questo piccolo excursus, visto che Mattia adesso si è messo a lavorare. No, allora, le due versioni, quindi rosa per Emi, la sua versione classica, parliamo di Fortana, uva tipica del territorio ferrarese, 100% bacca rossa, 2 ore di macerazione in pressa soffice, quindi brevissimo tempo di permanenza sulle bucce, e Charmalungo, spumantizzazione direttamente da mosto, nel caso del rosa per Emi, con filtrazione finale. Rosa per Chiosa, totale assenza di solfiti aggiunti e non filtrazione al termine, in maniera tale che non abbia possibilità di incorporare anidride carbonica, quindi di CO2, e nasce come vino tranquillo. Tutti in testa avete un modello di Sauvignon, scommetto. Questo, al di là che sia un vitigno internazionale, dove non so francamente perché si è ritrovata a Ferrara anche del Sauvignon, non lo so. Qui è didattico per due cose, anzi il terroir, quindi qua uno comprende quando parla di terroir a Ferrara cosa vuol dire, perché il modello di Sauvignon che voi avete in testa, dimenticatevelo. Una pesca salata. Più salata. Un po' di più. Nasce così ed è caratteristico così in questo territorio. Può piacere o non piacere? Ma no, così. È integro. Cioè, quando vuoi la salamina da sugo, non è che io ci voglio la salamina da sugo dolce. No, è questa. Non mangiare la salamina da sugo, cioè, piuttosto. Adesso Emanuele ci sta facendo assaggiare la nuova annata del Fortana, quindi 2019, che è stato imbottigliato oggi pomeriggio. Ed è una Fortana quindi classica, che segue tutti i crismi del caso, vinificata in rosso, come possiamo vedere dal colore, e che mantiene, come stavamo parlando, un frutto sicuramente anche un po' più maturo, questa ciliegia in esposizione sicuramente molto succosa, ma poi questa impronta salmastra, quasi salina, possiamo definirla, che siamo andati a riconoscere poi anche nel resto dei suoi vini, che è insita, è proprio una caratteristica intrinseca del terroir del Bosco Liceo, quindi qui vicino a Ferrara, andando verso il mare, verso la zona del Ravennate. Guarda qua. Questa qua è la riserva del Fortana, quindi anche questo è un biologico raccolto in surmaturazione, con una parte vinificazione di circa 10-12 giorni sulle bucce e una parte invece che è arrivata a fare 45 giorni sulle bucce. Allora ragazzi, abbiamo finalmente concluso questa lunghissima giornata, siamo stati prima a Coccanile da Annalisa Barison a Corte Beneficio, quindi in ciò che riguarda tutta la IGT dell'indicazione geografica tipica dell'Emilia con i suoi prodotti, adesso siamo venuti da Emanuele Mattarelli, abbiamo degustato i suoi vini in ciò che rientra nella denominazione di origine controllata del Bosco Liceo, quindi un punto di riferimento per ciò che concerne questa meravigliosa DOC. Abbiamo assaggiato tutti i suoi Fortana, i Sauvignon, il Trebbiano, diversi esperimenti dalle botti, dalle autoclavi, veramente dei prodotti estremamente interessanti come questo rosa per Emi qui tra le mani, che è la Fortana vinificata e spumantizzata in rosa, che è l'emblema di ciò che si può produrre qui sul territorio ferrarese,
partendo dall'unico vitigno autoctono che nasce sulle dune sabbiose che da qui degradano fino alle saline di Cervia, dei prodotti estremamente interessanti che non tutti conoscono e che era giusto, in quanto noi ovviamente siamo ferraresi al 100%, dovevamo per forza fare un piccolo approfondimento. Questo è stato il nostro vlog della giornata, quindi rimanete sintonizzati perché ne usciranno veramente, ne berremo delle belle anche nei prossimi giorni in futuro.